Finisce la visita, vedo. Una bellissima cosa, penso, per i tifosi, che qui c'è la piantina praticamente di quello che ci aspetta. I tifosi del Genoa che vivono lontano potranno vedere, magari non hanno mai avuto tempo in moto. È molto, molto suggestivo entrare in un posto del genere. È molto suggestivo. I vari stemmi, vedete, del grifone, è sicuramente un'iniziativa molto interessante questa. E si diventa poi anche delle grandi società in questa maniera qui, fidelizzando i tifosi, gratificandoli. Qui abbiamo il grande Pruzzo. Di Croce Fieschi, quindi genovese, che proprio a Genova, come sapete, nell'83 conquista lo scudetto, secondo scudetto della Roma, segnando anche il gol del pareggio tra l'altro. O del vantaggio, adesso non mi ricordo bene. Questo chi è? Non li conosco. Alcuni giocatori che non mi ricordo bene, secondo me questo potrebbe essere Torrente, ma potrei sbagliarmi. Questo naturalmente è Oscar Damian, che è un Pruzzo. Pruzzo che condannò purtroppo la retrocessione di Genoa in un anno che giocava a Genoa, sbagliando un rigore decisivo, e la cosa che gli è rimasta molto sullo stomaco, mi risulta. Bellissima questa cosa. Qui c'è Diego Milito, il principe del Bernardo. E poi c'è Pato Oliveira, o Oliveira, se non mi ricordo, è un bel giocatore anche lui. Questo chi è? Questo si chiama, non mi viene il nome, mannaggia. Questo cominciava negli anni 80. Manifesti delle partite, Giorno di Mese, che anno è questo qua? 1957. Qui ci sono, vedete, questi interessantissimi filmati, però non sono certo di, con YouTube, di poterli riprendere per fatto dei diritti d'autore, quindi un quadro solo di sfuggita. Questi sono gadget che per gli appassionati di questi oggettini sono una chicca proprio, eh? Collezione Pietro Cecisoglu, già diventa una collezione questa qua. Questo è stato uno furbo, perché piano piano si è messo da parte tutti questi cosi, un po' la spesa tra l'altro, si è fatto una bellissima collezione, probabilmente l'aveva donata. Ha fatto la cosa migliore poi. Devo dire, è molto interessante questa iniziativa. Qui cosa c'è? I Gagliardetti dell'epoca. Genoa Calcio SPA, atto costitutivo e statuto. Documenti storici. Vedete, qui c'è
uno dei filmati, ma per motivi di dirti l'autore non sono certo di volerli riprendere, nel senso di metterli su YouTube. Questa è la Coppa Viareggio, quando Genoa ha vinto evidentemente il torneo di Viareggio. Vediamo un po' cosa c'è scritto. La famosa Coppa Carnevale di Viareggio. Però non riesco a leggere la data. Coppa dei tornei giovanili. E qua diventa ancora più interessante il discorso. Vedere Coppa in bacheca è sempre qualcosa che emoziona. Metto un po' di traverso, sennò si vede la mia immagine riflessa che è oscura ai trofei. Questa che cos'è? Coppa giovanile, vedete anche però le vittorie dei settori giovanili. Contribuiscono a mettere i trofei in bacheca. Vedi, questa è Supercoppa Primavera Team 2009, Primavera Team Cup 2008, Primavera Trofeo Giacinto Facchetti 2010, è bella questa. Cos'è questa qua? Coppa. Questa coppona qui che vedete è Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 2021, prima classificata. Sperimentale Under 18 Serie A e B. Questa non mi piace particolarmente. Questa qua è una coppa del 1904, addirittura 27 marzo 1904, primo scudetto del Genoa del 1898, poi hanno vinto diversi campionati. Vedere questi trofei è molto bello. Coppa Biennale Ottavio Barbieri. Questa è la Coppa delle Alpi. C'era questo torneo 1962, questa qui. Questa Coppa Presidente della Repubblica. C'è il torneo dell'amicizia 1963 italo-francese. Questa qua è una gara amichevole, una targa dell'Oviedo, che ha lasciato questa targa in occasione della visita del Genoa per la Coppa UEFA. Nel 1993 c'era già la Coppa UEFA, ma è strano, però se c'è scritto così. Torneo del centenario Trofeo Motta 1993. Questo è il torneo vincente spagnolo, ragazzo che purtroppo morì tragicamente in occasione di un Genoa Milan. Che belli anche questi manifesti d'epoca. Non
panoramica. Serie B, Palermo-Genova. Catania-Genova dell'86, sempre Serie B. Un'altra carrellata, le coppe, molto interessante.